Eccoci, buonasera. A Siamo tutti. live. Ciao Katia, aspettiamo un attimino che vedere se si collega qualcuno che mi dica se si sente bene. Prova a dare un segnale anche tu. Per favore, se c'è qualcuno che mi dica, Oriana, non so se Oriana è collegata, ma se c'è qualcuno che mi dica che si sente bene. La registrazione e il video. Per favore, se c'è qualcuno che mi dica. Allora, Tu? io sto controllando dal telefono e si sente. Benissimo! Allora, stasera siamo con Caterina Caliendo, psicologa, si occupa di sostegno alle coppie, soprattutto perché lei è sposa la disciplina dolce, educazione rispettosa, come la vogliamo chiamare, quello che è. No, quell'educazione che mette nel centro sicuramente il bambino e i bisogni dei bambini, i bisogni comunque del loro adulto riferimento. Però stasera io ti ho chiamato, Caterina, perché è girata una roba un po' triste su Facebook, no, diciamo nome, però lo devo dire. Proporranno un corso per la coppia che secondo me va benissimo, però quando ho letto la provocazione mi ha fatto così malissimo nel cuore, perché il titolo era tipo i bambini separano la coppia, no? Ecco perché noi, o perché io ho messo apposta questo nome, perché stavano facendo passare un messaggio un po' per me molto triste. Un'altra volta il bambino è messo a situazione che non c'entra niente, proprio che non c'entra niente. Senza entrare nei dettagli di questa cosa, ma ci eravamo confrontate, no? Che loro addirittura proponevano una cosa solo per la coppia, proprio perché la coppia doveva prendersi uno spazio lontano dal bambino che cattivo creava questi problemi di coppia, perché i problemi Esatto. di coppia li creava il bambino Anche perché praticamente. io dico, no? Che cosa fa una coppia? Io dico, no? Che cosa è che muove una moglie, un marito o una fidanzata, un compagno con una compagna? Amore, guarda, siamo troppo noiosi qua. Dai, facciamo un figlio che così laviamo tutto il giorno, culetto sporco, urla, no? Cioè, che cosa è che muove, no? Una coppia a fare un figlio? Io credo fortemente che sia l'amore, no? Però purtroppo quando nasce questo fagottino qua c'è una crisi vitale in tutti, cioè tanto nella donna, soprattutto nella donna, no? E anche nel papà. Quindi io ti lascio adesso la parola, volevo fare questa presentazione perché per me è importantissimo, sapete che io dico che il mio lavoro è pulire la reputazione dei bambini, perché i bambini fino adesso hanno avuto una reputazione proprio catastrofica, comunque se loro sono colpevoli di tutto, no? E allora, Kate, io ho bisogno di parlare insieme a te, soprattutto tu parlerai più tu, perché l'esperta sei tu, cosa succede? Cosa succede? No, vabbè, iniziamo a parlare sicuramente di quello che può essere la divisione a livello proprio fisico quando arriva un bambino, perché magari la madre sente il bisogno di dormire vicino al suo cucciolo. Poi dopo parliamo anche della sessualità, ma non dimentichiamo di parlare un pochettino sull'educazione, Assolutamente. quando c'è una differenza dei pensieri sull'educazione, no? Io voglio fare così, tu vuoi fare cosa, no? E niente, te lascio la parola, saluta, presentati, di quello che vuoi dire. Ah, Vabbè, già intanto già mi hai presentato. sì. Allora, parecchie cose io premetto che non le dirò per non fare troppi spoiler rispetto a sabato, perché sabato c'è il congresso e ci sono anch'io, parlerò proprio di educazione rispettosa nella coppia, quindi tante cose si allineano con la diretta di stasera. Quindi farò magari un riassunto rispetto a quello che ci sarà sabato per evitare che chi ha preso il biglietto per sabato, poi Certo, prova a certo, sentire due interventi uguali. Io certo. partirei da quello che hai detto tu adesso, no? Della crisi che porta la coppia. L'hai definita proprio nel giusto modo. Noi durante la nostra vita passiamo delle crisi. L'adolescenza è una crisi, entrare in una coppia è una crisi, fare un figlio è una crisi, fare un secondo figlio è un'altra crisi. Passiamo delle crisi evolutive che però noi in italiano intendiamo sempre crisi in maniera negativa, ma in realtà la crisi ha anche un valore aggiunto, cioè la crisi è un momento della nostra vita che ci mette di fronte a nuove sfide. Quindi anche fare un figlio è una crisi, sì,
ma è anche una rivoluzione, una crisi positiva che rompe vecchi equilibri, ma non è detto che non se ne possano creare nuovi, solo che per creare nuovi equilibri dobbiamo metterci in gioco. È un po' come quando per rompere l'equilibrio, le catene del passato e adottare un'educazione rispettosa, ci dobbiamo mettere in gioco e rompere le catene del passato, gli equilibri della pedagogia nera che si tramandano di generazione in generazione. Però se noi continuiamo a vedere il bambino come il colpevole che ha portato questa crisi, non ne usciamo più perché ci mettiamo in una posizione di lotta di potere, cioè chi ha causato cosa, chi ha portato cosa. In realtà il bambino non è il bambino in sé che porta la crisi, ma e questa è una cosa, è un anticipo rispetto a quello che dirò sabato. Ci sono degli autori molto interessanti di stampo psicanalitico che parlano di bambino fantasmatico ed è un concetto che a me è sempre piaciuto tantissimo, mi ha sempre affascinato sin dai miei studi. Perché cosa succede? Dice, prima ancora che il bambino nasce, mamma e papà creano un bambino fantastico, fantasmatico, no? Dove ci sono, e questa è la parte più interessante, le proiezioni della mamma bambina e del papà bambino. Quindi spesso i problemi poi dopo la nascita di un bambino nascono perché? Perché io quando nasce il bambino reale devo rendermi conto che quel bambino reale non è quello che ho creato io con le mie proiezioni di mamma bambina e di papà bambino. E spesso quando. E che già lì è in crisi perché dice, oddio, devo Non diventare è la questo. mamma per il bambino che ho e non per quello che ho immaginato. Poi devo diventare la mamma giusta per lui e non per quello che ho sognato, no? Cioè quello che mi sono immaginato. Assolutamente. E poi succede che a volte questo passaggio di consapevolezza magari non avviene allo stesso modo, allo stesso tempo nella mamma e nel papà, no? A volte magari questo passaggio di consapevolezza lo fa prima la mamma e il papà deve essere accompagnato man mano a farlo. Oppure lo può fare anche prima il papà e poi la mamma deve essere accompagnata. Quindi anche questo a volte crea un disequilibrio, ma non è il bambino in sé, è sempre un qualcosa che ci portiamo noi dentro. Infatti, non a caso ho detto la mamma bambino e il papà bambino, perché è questo qui lo prendiamo in prestito da Noemi, no? Che ne parla spesso, che abbiamo un bambino interiore che è vivo, che è lì e che si ripresenta tantissimo quando diventiamo genitori. E che magari è tanto ferito, allora quel bambino interiore è riuscito ad riempire i suoi vuoti magari con la compagnia, no? E con la presenza della sua moglie. Poi quando questa moglie diventa mamma, sicuramente la mamma fa una trasformazione importante perché si occupa del suo cucciolo e lui automaticamente, parlo in questo momento del papà, ma succede la stessa cosa per la mamma, no? Lui automaticamente si sente trascurato e abbandonato, no? E Sì, poi questo. magari ci sono anche dei drammi che si portano dietro il papà. Mi è capitato di recente proprio una coppia che ho seguito e c'era questo papà che sembrava non coinvolto, no? In realtà poi dietro c'era il dolore di un papà che temeva magari di essere rifiutato dal bambino. Che quando il bambino piangeva che non voleva stare in braccio a lui, lui si sentiva rifiutato. E quindi si era messo sulla difensiva, allora io non vado da lui. Pensa a quanta regressione infantile c'è in questo, ma non consapevole, è tutto che agisce sotto, no? E quindi immagina quanto è grande il lavoro di consapevolezza che dobbiamo fare noi ogni volta e quanto sia importante la connessione di coppia per poterlo fare insieme. Mamma mia, hai detto una cosa bellissima, no? Quel fatto lì, stavo ricordando, non so come mai, stavo ricordando di certi episodi a casa mia quando lì spiangeva, no, no, vuole me, vuole te, no? E, questo è bellissimo, ma è anche, se passa moltissimo il messaggio, no? Che noi dobbiamo comunque sacrificare i bisogni dei bambini per poter contentare questi vuoti degli adulti, no? Quindi io piuttosto metto a piangere mio figlio, o magari non a piangere, però lo metto lì, o magari mi faccio 3 km ogni sera, ogni volta che il mio bambino piange, io ci vado, però io devo mantenere, no? Il letto matrimoniale, no? Integro perché il mio bambino non può Salamo. invadere.
questa zona, perché qua chissà che cosa succede, no? Perché poi sembra che il rapporto, la base sicura, no? Di una coppia sia la sessualità, che questo è ben poco. C'è ben, o perlomeno a casa mia era così, quando sei mia mamma c'è poca voglia, no? Magari di rincontrarsi. Quindi ecco, anche questo, no? Io vedo ancora persone, donne poi dicono: ma il papà non si può abbandonare, ma il papà cosa fai? Cacci fuori il papà del letto? Cosa fai? No, non si permette il bambino nel letto perché il posto è dell'uomo che deve stare al di fianco alla sua donna, no? Quindi. È un problema della società patriarcale che ci portiamo dietro, no? Io donna devo conservare il posto all'uomo, poi l'uomo va a cacciare i dinosauri e mi porta la carne a casa, praticamente. Perché poi se lui ti fa le corna è colpa tua perché tu non hai voluto mettere il bambino nel letto, che non c'entra niente, perché poi io dico, se siamo ridotti a pensare che la base di un matrimonio sia il letto, se a letto siamo veramente messi male, ok? Quindi le basi non erano proprio sicura per poter affrontare quello che potrebbe essere una famiglia. Quindi parliamo un attimino di questo, Caterina, perché vedo moltissimi commenti ancora molto tristi. Non è possibile che il bambino dorma nel letto perché il padre viene cacciato fuori. No, a casa mia è successo così, no? Amore, qua qualcuno deve essere stanco, sicuramente. Purtroppo sarò io, perché la tetta la tengo io. Quindi, se tu devi lavorare il prossimo, cioè il giorno dopo, riposate perlomeno che se riposa uno. E quindi lui migrava all'altra camera con un altro letto dove lui riposava. Poi, dopo, quando rientrava a casa, lui faceva tutto quello che è la corresponsabilità, perché poi lì non è che ti dà una mano, è la corresponsabilità della coppia. Quindi, se sente anche questo, è il maschio o il marito, parlo sempre del marito perché la nostra donna, no, diciamo che le nostre, diciamo, la nostra utenza basicamente è femmina, no? Femminile. Quindi è il maschio si sente messo da parte. Caterina, cosa si può fare? Cioè, raccontami tu su questo, che cosa Allora, pensi lì su questo. secondo me va distinto, no? Il piano della sessualità e il piano della praticità. Cioè, se io e il mio compagno stiamo bene a dormire insieme col bambino, si sveglia con me perché magari ha un lavoro flessibile che gli permette di fare più cose, di svegliarsi più tardi, allora non vedo cosa che fastidio dia il bambino all'interno del letto. Poi, se il mio compagno ha un lavoro che per dire lavora vicino, non so, mi viene in mente, in una fabbrica, dei macchinari, in cui deve avere un'attenzione grandissima, allora lì non è che uno caccia fuori il marito dal letto, ma io mi preoccupo della tua sicurezza, della tua, Giusto. del benessere e ti dico, guarda, se vuoi vai a dormire in un'altra stanza. Una volta viene vissuto come la donna, è arrivato il bambino, ha cacciato l'uomo dalla stanza. Ma nel 99% dei casi non è così, è proprio un fatto di praticità. Poi, Aspetta, man mano. aspetta, aspetta, però cioè, scusami che ti interrompo, però c'è una realtà molto vera, Ecco che vorrei approfondire con te, che questa è la cosa bella. Che tante donne si nascondono anche dietro il bambino per magari non affrontare sicuramente quei vuoti o quelle mancanze che ci sono proprio di coppia, non di genitore, proprio, non sto parlando di genitore, proprio di coppia. Quindi arriva questo fagiolino che mi assorbe tutta la mia energia vitale, e io piuttosto mi rifugio qua. Perché comunque dall'altra parte non ho come si chiama, non so, non ho una persona che mi accoglie o che magari mi sta, okay, supportando emotivamente in questo mio grande cambiamento. Quindi io piuttosto allora mi infilo il bambino in camera, ok, e dico guarda, sono stanca e sto col mio bambino, ok? C'è Perché anche un altro problema, al di là del fatto di non avere il compagno che ci accoglie, è anche un altro problema della nostra società. La sessualità è ancora troppo vissuta, soprattutto dal versante femminile, come un tabù. Cioè, a volte le donne non si sentono libere di dire: guarda, io non sono ancora pronta, magari, perché ho partorito 40 giorni fa. Magari il mio corpo non è ancora pronto e si vive ancora a volte la sessualità come un dovere, no?
Quindi devo farlo. Allora il bambino là diventa il rifugio, perché io non ho la libertà di dire al mio compagno: guarda, ti amo tantissimo, ma di avere un rapporto sessuale adesso proprio no. Proprio no, non perché non ti amo, ma perché magari non sono nello Condizioni. stato d'animo per averlo. A parte perché nel diventare mamma il mio cervello è cambiato. Ti ricordi, ne parlai anche a Bologna, no? Il mio cervello è cambiato. Il cervello femminile si specializza per prendersi cura del bambino, per connettersi col bambino. Quindi già non sono più quella che ero prima del bambino. E non lo è più nemmeno il papà, perché se ti ricordi avevamo visto anche questo aspetto qui a Bologna, che più il papà si prende cura del bambino, più abbiamo un aumento anche dell'ossitocina e della prolattina nel papà, e si abbassa il testosterone, l'ormone del maschio alfa, no? Si abbassa perché diventa più importante la relazione e il sostegno che la sessualità. E tu Dovrebbe. dovrebbe, però il papà si deve prendere cura del bambino per avere queste modifiche. Se il papà non si prende cura del bambino e quindi non c'è la corresponsabilità di cui parlavi prima, lui fa il suo corso normale, lui non ha vissuto, cioè sta a posto, sta tranquillo, la mamma però ha un corpo che proprio non la predispone a quella sessualità, pensa anche alla prolattina, che va benissimo per il bambino, ma non è proprio l'ormone che ti fa uscire il baby doll dalla stanza. La leonessa Ecco, sessi della notte. esatto, ecco. È questa la cosa. C'è una domanda molto interessante di Serena che ha anche quattro figli e dormono in letto tutti insieme. Secondo voi, involontariamente e quasi inconsapevolmente, non si carica il bambino di un ruolo che non è il suo mettendolo a dormire nel letto al posto del marito? Premetto che noi dormiamo in quattro. Quindi lei chiede, no? Sì, inconsapevolmente. Se mette il bambino in la condizione di occupare un ruolo che no, ma è che non c'è scritto, scusami che rispondo io, no? Sì, Una sì, sì, sì. particina, aspetta, ma No, 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 ma va non c'è bene. scritto che il marito deve dormire nel stesso letto, questa cosa è una cosa nostra, non c'è Ma scritto che Oriana dice che suo marito dove Oriana ha scritto, no? Mio marito russa tantissimo come un trombone che io l'ho spedito prima di diventare mamma in un altro letto, gli hanno tre figli, no? Per dire, quindi non è detto che il letto sia proprio il posto matrimoniale, non, dove c'è scritto che noi dobbiamo stare insieme nel letto per poter essere felici e sposati, no? Per dire, amandoci. Io credo che il bambino ha bisogno di stare vicino alla madre perché è una cosa naturale. Il bambino ha bisogno di stare attaccato al corpo materno per sentirsi protetto e comunque benvenuto in questo mondo. Perché se vengo di un utero materno, calduccio, calduccio per 9 mesi, poi dopo mi butti in un lettino freddo, solo, io ho detto: ma questo mondo, cosa sono venuto a fare? Meglio soprattutto strimanere per nella 9 mesi ho sentito il tuo battito da dentro, il tuo respiro, la tua voce, ho sentito tutto da dentro. Poi all'improvviso mi metti in un lettino dove non sento niente. Ma che poi se ci pensi per il bambino, soprattutto piccolo, è anche una cosa proprio antropologicamente determinata. Cioè noi come specie eravamo fatti per dormire tutti insieme, perché mettere un bambino a dormire da solo voleva dire che Certo. arrivava un dinosauro, se lo mangiava e nessuno se ne No, accorgeva. c'era un dinosaurio con gli umani, Caterina. Ah sì? Un leone, sì. Il dinosauro non c'era. Ricordate che è arrivato Ah, vero, scusa, asteroide perché a furia di vedere sai cosa che ci sono tutti i dinosauri dietro di te e per me ormai è solo un dinosauro. se lo mangia, giustamente, anche perché nella caverna non c'erano letti matrimoniali neanche le stanze divise. Le stanze divise sono nuove, ragazzi. Non stiamo parlando che le stanze divise sono esistite tutta la vita, ok? Quindi Orientale, per esempio, è usanza proprio dormire tutti quanti insieme col bambino, cioè il bed sharing è abbastanza frequente, è più un fattore di cultura occidentale, cioè non c'è nessun ruolo iscritto in un lato del letto, quindi il bambino che viene messo a dormire lì, il bambino con la mamma potrebbe anche dormire sul divano letto.
Cioè, non, è il fatto di stare con la mamma, non è che assume un posto, Anche un perché ruolo. siamo gli unici mammiferi che vogliamo diventare il neonato lontano, perché se tu vedi, visualizzo un attimino, adesso diranno, ma non siamo animali, perché noi siamo persone, perché lo so che vengono sempre fuori questi commenti qua. Questa diretta allora non è per voi, io adesso però devo dirla, no? Quindi se tu vedi una mamma, una cagnolina che appena partorito sta lì 3 mesi e sdraiata. 3 mesi, non è che manda fuori un'altra stanza il cucciolino, no? Se vedi una gatta è lo stesso, se vedi una lionessa è lo stesso, un elefanta. Se vedete un documentario d'elefante, la mamma elefantona è meravigliosa, questa qua, poi creano tutto un accordo che i piccoli vanno nel centro perché vanno tutti insieme quando migrano. Cioè, basta guardare un documentario dei mammiferi, cioè di come si comporta la femmina. Nel mondo animale, nessuno spinge il proprio cucciolo perché sa che è a rischio di vita, perché sa che comunque non si può difendere, perché anche se nascono capace, perché noi siamo gli unici mammiferi che nasciamo proprio un po', no? Indefensi, nessuno dorme da solo quando sono piccoli, qualsiasi piccolo dorme vicino a sua Anche noi madre. adulti, no? Se possiamo scegliere, preferiamo dormire in compagnia di qualcuno. Cioè, anche se noi ci chiudono in casa da sole, abbiamo magari sempre un po' l'ansia se viene qualcuno e se si introduce qualcuno, perché la notte è il momento in cui siamo più fragili, no? Se abbiamo più paure, anche più o meno irrazionali. Quindi anche noi ci sentiamo da adulti, ci sentiamo sicuramente più sicuri ad avere qualcuno in casa, anche che non sia il partner, anche che non sia per forza nostro marito, no? Ma che sia qualcuno che sta con noi. Quindi immaginiamo quanto può essere importante stare con qualcuno per il bambino. Solo che il Mamma. bambino non è che capisce, ah vabbè, ma tanto mamma è nell'altra stanza, quindi sto al sicuro. Io se non la sento mamma, non, per me mamma non c'è, sto da solo, quindi ho paura, ho proprio paura. Però Esattamente. questo non c'entra con la coppia. Cioè, nel senso che poi la coppia è, non è che il papà deve essere per forza spedito in un'altra stanza, lì poi diventa un fattore di connessione di coppia. Cioè, io e mio marito, io e il mio compagno, il mio partner parliamo, cerchiamo di trovare una strada in cui ci si incontra. Ok, per me, mamma, è importante che il bambino dorma con me. Perché banalmente mi è più comodo per l'allattamento, perché credo che sia crudele lasciarlo in un'altra stanza, perché io non me la sento nel mio istinto di lasciarlo in un'altra stanza. E se lo lasciassi in un'altra stanza solo per far contento te, poi sarei incavolatissima con te. Quindi non sarebbe bello per la nostra relazione. Ecco, allora la donna, in questo caso la donna, magari manda giù il magone, non è contenta, poi dopo passa tutto il giorno arrabbiata, perché non lo dice chiaramente il marito, solo per fare contento il marito, ok? Allora si creano comunque questa incomprensione che porta la coppia Parlando proprio. col marito, magari possiamo scoprire anche il suo punto di vista, che magari anche lui è legato ad un'usanza, che magari se glielo spieghiamo, se gli facciamo comprendere anche le necessità del bambino, magari si può aprire anche un varco dentro di lui, di dire: ma sai che forse ha ragione, ma sai che forse posso dare veramente ragione alla mia compagna. E sentire anche la sofferenza che lei mi fa sentire del bambino, no? Sentire che questa è una cosa veramente importante per loro, per la nostra relazione anche. Però se io metto una barriera davanti, dico ragione io e ragione tu, ragione io e ragione tu, non troviamo una strada dove ci incontriamo e poi non è che il bambino diventa il colpevole, il bambino ci va di mezzo praticamente. Per la sessualità, poi, che visto che ne parlavamo prima, è ancora un altro discorso quello della sessualità. Cioè, la sessualità sembra un luogo comune, no? Ma per noi donne, soprattutto quando raggiungiamo un'età più matura, abbiamo degli impegni, abbiamo magari dei figli, non è solo ormone. La sessualità è tanto altro. Cioè, la relazione amorosa è fatta sì dal comportamento sessuale che la rende appunto una relazione amorosa e non una relazione affettiva generica, no? Però poi c'è anche tutto quello che riguarda l'attaccamento. Abbiamo la ricerca della prossimità,
una regressione ad un linguaggio infantile, pensa ai freschi innamorati che ci si parla con i nomignoli facendo le vocine, no? E c'è anche soprattutto la ricerca della base sicura. Se io non ho prossimità, non dico tanto linguaggio infantile perché dopo una certa età di stare insieme magari viene meno usato, ma se io non ho la ricerca di qualcuno che cerca proprio il contatto con me, se io non ho la base sicura, e Bowlby ne dà una definizione bellissima, diceva la base sicura è la sicurezza, è il luogo dove io so da cui devo partire per esplorare il mondo e da qui devo ritornare sapendo che in quel luogo avrò l'accoglimento fisico ed emotivo, il nutrimento fisico ed emotivo. Quindi se io dal mio compagno non ho o il mio compagno da me, perché poi è reciproca la cosa, non ho la ricerca del contatto, non ho questo nutrimento fisico ed emotivo. La sessualità passa in secondo piano, ma non perché c'è il bambino, perché mi mancano queste altre cose che fanno la relazione d'attaccamento col mio uomo. Certo, Perché non è che uno poi si attiva con off, non è che tu passi magari 15 giorni dove questo qua non ti chiede neanche come stai, poi dopo stai lavando i piatti, viene lì con una toccatina e pensa che tutto si attiva, dai che esatto. andiamo. No, io ho bisogno che mi riscaldi un po', conquistami, no? Perché poi un po' è questo, no? Il meccanismo. Io ho bisogno che comunque sentirmi prima di tutto emotivamente vicina, cioè io voglio fare l'amore con te, ma non con penetrazione, non con il coito. Io vorrei prima di tutto poter fare l'amore, quell'amore vicino, gigi, amore vicino, gigi, mamma, mi, per dopo mi posso riscaldare, magari no, qualcosa si attiva, no? Perché poi la donna funziona così, beh. Quando siamo un po' una certa età, magari non stiamo parlando a 25 anni, quando Esatto, appena quello che dicevo, il no? primo Magari a anno del 20 anni fidanzamento. cioè, prevale l'ormone. Una donna magari con dei bambini più adulta, magari c'è, subentra altro, cioè l'equilibrio è dato anche da altro. Però, ripeto, non è colpa del bambino, è colpa che si crea disconnessione a volte di coppia, sempre per quella famosa situazione che dicevamo prima di crisi, no? La coppia è come se si sconnettesse, uno va da una parte e l'altro va da un'altra parte, non si comunica più. Quindi tutti quei cambiamenti che avevamo visto, che la mamma fa in gravidanza, poi nel post-parto, il papà se li perde. E quindi a un certo punto si trova a dire chi ho davanti? Quindi è quello che manca, ma non è che l'ha portato il bambino, l'ha portato il fatto che ci si è lasciati andare. Che non si è comunicato, Sì, perché poi abbiamo anche lì la che non ci si pretesa, no? dette. De che l'altro deve immaginare quello che io sto provando, ma se io non lo dico non lo può sapere, ok? O l'altro deve capire che a me mi manca quello, ma se io non lo dico non lo può sapere, no? Perché io una volta mi ricordo che ho una crisi, perché poi io sono andata in crisi, io ti ho chiamato a te perché io queste crisi ne ho vissuto a casa mia, no? Quindi mi ricordo una volta che glielo ho detto. Io ho bisogno che tu mi dici che sto facendo un bel lavoro, no? Che questo poi sono i miei bisogni infantili, no? Perché è così, no? Sono quelli cerca di conferma che costantemente sto lì, no? A cercare, no? Scusate il gioco di parole. Però a volte la comunicazione quando non esiste si rovina tutto, perché se io non mi metto a sedere lì nel tavolino e dire guarda, io mi sento così, 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 cos'ha? Tu come ti senti? Così, così, cos'ha? Perché cerchiamo un punto d'incontro che è difficilissimo, perché arriva un momento che la distanza è così lontana che poi si fa fatica un'altra volta a tornare, no? Vicini. Quindi questo però non è colpa del bambino, mi dispiace. Kate, non ti sento? Mi Kate? senti adesso? Sì, adesso Mi senti? sì. Ok, Sì, perfetto. sì, sì. No, non è assolutamente colpa del bambino, come dicevamo prima. Adesso però ti chiedo, ah scusami, vai, vai. Dimmi, dimmi. No, ti chiedo un'altra cosa che Ok. crea fuoco, no? Quando io, vabbè, io faccio un percorso di 2 mesi di accompagnamento genitoriale, che solitamente viene fuori questa cosa. Ma quando lui non la pensa come me al momento dell'educazione, no? Io perché io vorrei fare Maria Montessori, reincarnare Maria Montessori, e magari mio compagno, mio marito, punisce, urla, umilia e tratta male il mio bambino, no?
anche questo crea distanza, perché poi tu hai no, questo sicuramente bisogno di cambiare il rapporto con tuo figlio, magari ti sei messo in discussione, magari hai fatto una seduta con la Caterina, magari hai fatto mille cose per poter no, affrontare tutti i tuoi sfantasmi e educare in modo più rispettoso possibile a tuo figlio. Poi ti ritrovi il marito che non la pensa come te. Quindi questa volta crea veramente un Allora, grande buco, no? lì bisogna fare prima un discorso che ci tengo a farlo, che molte volte si parla di educazione rispettosa, la applico o non la applico, no? Io voglio applicare l'educazione rispettosa, mio marito non vuole applicare l'educazione rispettosa, ma l'educazione rispettosa, disciplina dolce, educazione consapevole, come la vogliamo chiamare, non è un metodo, non si applica. Quindi io non ho la formula magica per dire, guarda, fai questi step e tuo marito diventa anche lui Maria Montessori. Diventate due Marie Montessori perfette e il bambino è felicissimo. Non c'è un modo per insegnare il marito ad applicare un qualcosa che non è un metodo, ma è un approccio. Poi voglio spezzare una lancia a favore dei papà, perché mi arrivano anche dei papà, quindi voglio spezzare anche una lancia a Vai, favore vai. loro. Cosa succede? Che spesso noi mamme, mi ci metto anche io, no? Come mamma, come donna, prima che come psicologa, noi mamme ci appassioniamo a questo tipo di approccio, perché? Perché magari, e qui la mia esperienza professionale, io com'è che mi sono affacciata all'educazione rispettosa? Perché in gravidanza ho iniziato a sentire delle cose che erano lontane dalle teorie che mi avevano insegnato all'università. E quindi ho detto, ma fai che la psicologia non è solo questo, ma c'è anche Questo altro. devo dire, grazie Caterina, grazie, grazie, grazie per quello che stai dicendo, perché questo lo devo dire. Purtroppo c'è un buco, no? E la formazione di psicologia non si parla di questo, quindi è importante, no? Riconoscere che comunque quando un psicologo si mette davanti a un approccio completamente rispettoso nel confronto del bambino è perché lo ha vissuto, è una questione di crescita personale, non è una questione di Sì, ma è professione. proprio il fatto che io in gravidanza iniziavo a sentire un collegamento, il mio cervello stava cambiando, no? Come dicevamo prima, e quindi tante teorie non mi tornavano più. Magari oggi quelle teorie gli do un senso diverso rispetto a quello che facevo a 20, a 25 anni quando me le hanno insegnate. E alcune le ho abbandonate perché le ho guardate con senso critico. Però, tornando alla questione dell'educazione rispettosa e della coppia, no? È molto probabile che io donna, già in gravidanza, inizio a lavorare sul sentire, no? Sul mio sentire che appunto mi allontana da vecchi preconcetti. E quindi nell'educazione rispettosa trovo un approccio che mi soddisfa, dove il mio istinto è rispettato, cioè dico, allora faccio bene a sentire così. Ah, ma io voglio stare tutto il giorno col mio bambino in fascia ed è giusto così, va bene così, no? Però questa cosa non necessariamente la sta vivendo anche il papà. E allora cosa succede? Che io, donna entusiasta per questa cosa dell'educazione rispettosa, vado dal papà e gli porto tutti gli articoli di Rosie Claire, tutti gli articoli di Caterina, tutti gli articoli di Noemi, della Bortolotti, della Sagone, di tutte, gliele portiamo tutti. E gli prepariamo proprio un faldone a questo papà. Ci stanno dei papà che praticamente gli potresti fare un esame di pedagogia infantile perché stanno là così. Quindi poi alcuni papà, cosa succede? Si innervoscono perché dicono: ma scusami, ma tu mi vuoi insegnare come fare il padre? Però aspetta un attimo, poi partono altri papà. Tu mi porti Rosie Claire, Caterina, Noemi, la Sagone, la Bortolotti, ma ci sono anche Tizio, Caio, eccetera, eccetera, che dicono che i bambini devono mess essere messi in un'altra stanza, che il bambino non deve essere preso in braccio. C'è il libro della Tracy Hogg per dire, dice un papà, che ti dice che tu devi far piangere la bambina. Chi mi dice a me che hanno ragione quelle che segui tu e non quello che dico io? E allora là diventa una lotta di potere col papà. Perché facciamo a chi è più preparato, no? Cacchio, hai detto una cosa no da poco. E Giustissimo. quindi questo poi ci mette in lotta. Allora, forse noi non abbiamo la formula per insegnare al papà,
ad approcciarsi in un certo modo. Però come facciamo con i nostri figli, no? Che ci relazioniamo è come se, perché poi pretendere che il papà capisca attraverso gli articoli è come se noi, punendo i nostri figli, gli volessimo insegnare il rispetto degli altri. Io ti do un ceffone, però tu non devi picchiare gli altri, non devi picchiare i tuoi amici. Ma come, tu mi hai dato appena un ceffone e poi tu quindi attraverso la violenza mi insegni che io non devo dare un ceffone. Allo stesso modo, se io vado dal mio compagno, dal mio partner e gli dico tu non devi fare così, non devi fare in questo modo, così non sei un buon padre, lo sto attaccando come persona. E poi lui si mette sulla difensiva e mi dice scusami, ma l'approccio rispettoso vale solo col bambino, a me non mi rispetti però, con me non sei empatica. Quindi forse lì la strategia può diventare quella di aprirsi alla connessione di coppia, cercare di capire cosa c'è dietro quel comportamento. Ovviamente, nei casi in cui c'è da mettere in sicurezza il bambino, c'è un padre che magari alza le mani sul bambino, lì non c'è empatia che tenga, cioè lì devo difendere il bambino. Però per tutte le altre situazioni si può parlare col proprio compagno, anche spiegare il proprio punto di vista, perché poi non avere una connessione da questo punto di vista è dannoso anche per la mamma stessa, oltre che per il bambino che ha un genitore che magari si relaziona in maniera che noi non apprezziamo, ma è dannosa anche per la mamma stessa, perché poi l'educazione rispettosa è bellissima, è un approccio stupendo alla vita, alle relazioni, al di là della relazione con i nostri figli, però è anche stancante, questo bisogna dirlo, è stancante stare connesso ai propri bisogni, alla propria storia e anche ai bisogni di un altro nel caso di nostro figlio, no? È stancante e a volte c'è quella frase famosa, no? Che dice che attorno ad una mamma, ad una nuova vita che nasce, ci dovrebbe essere un villaggio. Noi oggi il villaggio non ce l'abbiamo. Spesso l'unico villaggio possibile è il papà. Ma se io lo allontano dicendogli che qualsiasi cosa che fa non va bene, che deve imparare gli stessi libri che ho imparato io per poter fare il padre, sto creando disconnessione. A me viene a mancare anche quel villaggio, che è l'unico magari dove io mi posso sfogare e dire guarda, sto proprio stanca oggi. A me è capitata una mamma che aveva problemi di coppia dati proprio dal fatto che lei sentiva delle cose di cui sfogarsi e non riusciva a sfogarsi col papà perché diceva lui ogni volta che mi sfogo poi mi dice hai voluto la bicicletta, adesso pedali. Quindi se io invece mi apro, la stessa cosa come mi relaziono con mio figlio, provo a relazionarmi anche con mio compagno. E so che è più difficile perché dice, ma lui è adulto, cioè mio figlio è Dovrebbe piccolo, capire, dovrebbe capire. però non è così scontato. Sì, noi Quindi dobbiamo smettere di fare le maestrine. Cioè, noi non possiamo fare le maestrine, anche perché neanche noi sappiamo cosa stiamo facendo con i nostri bambini. Quindi è questo, il giudizio è che puntare il dito non dà la possibilità all'altra persona, no, di avvicinarsi. No, io sempre dico che la cosa importante è dare l'esempio, no? Sono un po' così, sembra che mi sto addormentando, ma ti stavo ascoltando. Dare l'esempio, quando io inizio a trattare bene mio figlio e vedere che mio marito vede che io comunque non perdo il controllo, che il bambino magari si calma dopo un po', magari è l'esempio che io do rapportando con mio figlio che magari il marito può arrivare, no? Un secondo tempo ci arriva anche ma lui. al di là della questione dell'esempio, anche proprio cercare di fare da mediatore di empatia tra il papà e il bambino, no? Cioè, non Però sai, dire succede spesso che anche quando la mamma interviene per fare questa mediazione, a volte il papà dice: ma no, però lasciami, non sul momento, che non sul momento, però anche dopo, no? Ma questa è una cosa che è capitata anche nella mia coppia, no? Magari io sul momento, per esempio, io e mio marito abbiamo un patto. Se uno dei due perde la pazienza, l'altro difende la bambina. Quindi tu non ti mettere mai accanto a me, non dovremmo mai essere due contro uno. esatto. Ma se uno perde la pazienza, l'altro si deve stare vicino Consola la bambina. bambino, ok? Perché può capitare di perdere la pazienza, però tante volte poi è
E questo, ti ripeto, l'ho fatto come mamma, come compagna, e al di là del mio essere psicologa, aiuta proprio a prendere in disparte il papà, dire guarda, tu prima hai perso la pazienza, io ti capisco, magari sei stanco, magari è stato un momento così, però immagina come si è sentita la bambina, secondo te quanto ha compreso di quello che stava facendo, secondo te quanta volontà c'era, in quel senso mediatore di empatia, no? Sì. Di provare ad offrire al papà o al partner, perché magari lo può fare anche il papà verso la compagna, a volte l'ha fatto anche mio marito verso di me quando io magari ho perso la pazienza, no? Può aiutare che l'altro aiuti il partner a vedere il punto di vista del bambino. E questo già è un modo di educarsi, no? Di connettersi anche. Gli dirà, ma sì, ma forse sai che ha ragione, che forse il bambino la vede così. Che poi sarebbero le stesse cose che magari noi scriviamo nei nostri articoli, però una cosa è che io glielo dico da pari, e una cosa è che io gli dico, tieni, leggi il faldone, studia, poi domani ti interrogo. È diverso. La maestrina, dai, che te devo fare il voto, la verifica. Sì, la cosa difficile secondo me è entrare proprio, cioè, anche perché l'educazione rispettosa è una, no, una filosofia di vita che ti dovrebbe aiutare a vivere meglio, anche rapportandoti con la cassiera del supermercato che ti risponde male, in magari Esatto. ti tratta male, no? Quindi è quello che mi permette a me di poter entrare in connessione, anche se l'altra persona non lo sa. Ok, con l'altra persona, perché io dico, magari se la cassiera al supermercato mi risponde male, io dico, beh, chissà che brutta giornata ha avuto, chissà se non può pagare il mutuo, poveretta, chissà se non ha dormito tutta la notte, no? Ma non lo faccio per stare bene gli altri, lo faccio per stare bene io, anche se suona un po' bruttino da dire, no? Però dobbiamo anche ricordare che tuo marito, anche mio compagno, viene di un'altra, io ho addirittura un'altra cultura che è completamente diversa, no? E un'altra, comunque un bagaglio diverso del tuo, un credo diverso del tuo, perché poi comunque ognuno ha avuto un'esperienza completamente diversa. Veniamo da due mondi diversi perché la tua famiglia è diversa dalla mia, quindi io vengo con tutto quel suo bagaglio della mia famiglia, e unirli insieme per poter creare un altro bambino è difficile da incastrare, no, la cosa. Quindi ci vuole tantissima comunicazione, tantissima volontà. Poi si defronta, cioè, si defronta a una persona che se nega tutto. Guarda, io credo che dobbiamo sempre provare a comunicare, no? Perché io mi trovo anche delle mamme che sempre spedisco a Caterina. Dico, Caterina, vai tu perché qua sai che io arrivo fino a qua, però. La difficoltà è quella, è che io le parlo e non mi ascolta, perché che lui non vuole cambiare, perché anche lì io ho bisogno di sentire che io posso cambiare a mio marito. No, questo è un grandissimo sbaglio, no? E che a volte mi dicono, no, io mi divorzio perché che lui tratta male il figlio. E poi quando avrà tuo figlio 18 anni, quando ti sbatte la porta in faccia, cosa fai? Ti divorzi del figlio? No? Iniziamo a allenarci con il marito, no? Vediamo il marito come Ma un'opportunità di anche allenamento. parlandogli spesso un errore che noi facciamo, no? Che poi anche lì è dato un po' dalle insicurezze che uno dà come mamma, che poi quando parla col compagno è come se noi avessimo la verità in tasca. Quindi si fa così col bambino ed è giusto così. In quel modo ci perdiamo la comunicazione reale col nostro partner, cioè la comunicazione di quelle fragilità. Se io gli dico, guarda che Rosiclera ha scritto questo, quindi questo è assolutamente vero e dobbiamo fare così da oggi in poi, il bambino dice, cioè il bambino, il partner dice, ma cosa mi stai dicendo? Cioè, mi stai dando la lista per relazionarmi con mio figlio? Mi stai dando la lista, no, di cose da fare per essere un buon padre? Non è una cosa bella da ricevere. Se invece io mi approccio mostrando anche le mie fragilità. Ma sai che leggendo questa cosa mi ha toccato tanto perché mi ha ricordato quelle volte in cui magari ho urlato e in realtà era perché da bambina mi sono sentita così e quindi oggi non voglio ripetere quella cosa con nostro figlio. Se io parlo mostrando le fragilità, mettendo sul piatto le mie emozioni, non è giusto così, è sbagliato così, ma metto sul piatto prima il mio sentire, allora forse un piccolo varco per far sì che anche l'altro parli in base al suo sentire, forse lo posso creare. Se
Se io invece parlo solo per formule, allontano soltanto, perché facciamo a chi sa più e a chi sa di meno, ma poi anche lui, se si mette lì, ne può trovare altrettanti 20.000 articoli che dicono che il bambino Il deve stare contrario. lontano. E come facciamo poi? Giusto, giusto. Mi hai fatto ricordare un episodio dove io le ho detto Alessandro, no? Cioè, a volte noi facciamo un po' senza che se ne accorgano, cioè, facciamo così. No, glielo prendo nel braccio e dico aiutami. E lui ride e dice ci penso io, perché a volte no, perché si è a casa di tutti, no? E Ma anche siamo creare esseri umani, questa assolutamente. complicità, no? Cercare di, invece di dire hai fatto tu perché tu hai fatto male, aiutami a non perdere la pazienza perché io farei come dici tu, però io vorrei cambiare un attimino, no, la cosa. Poi raccontando molto della mia infanzia, io Alessandro secondo me lui è entrato moltissimo in empatia, adesso parlo di me perché io raccontavo della mia infanzia, moltissimo, ma moltissimo, io mi ricordo questo, io mi ricordo quest'altro, io non vorrei tanto, anche prima del rimanere incinta, no? E sai cosa è successo? E dopo le chiedevo, ma tu come hai vissuto? Ma tu, no? Chiedendo anche come, parlando, conoscendoci, no? Quando si parla di tutto. E anche quando succedono i momenti di difficoltà nella mia gestione emotiva, glielo dico, mamma mia, questa cosa mi ha connesso, adesso te racconto una cosa, sai quella volta quando avevo 3 anni, non lo so, 7 anni, lo racconto. Quindi io mi sono resa conto che per lui. Fai una cosa bellissima che Goleman ha dato proprio un nome a questa cosa che tu fai. Lui la chiama la mappa concettuale del partner. Cioè, lui dice è importante comunicare, dirsi quello che pensiamo, come cambiamo, perché l'altro si deve creare la mappa concettuale, devi dire, ecco, nel tuo caso Alessandro si crea la sua mappa concettuale e quando lo si crea magari perde la pazienza, lui dice, ah, ma sta perdendo la pazienza perché forse questa cosa le ha ricordato quella cosa che io so, le ha portato alla luce quella cosa lì. E quindi voi diventate una squadra, e quello poi il senso. Poi dopo le taglio la testa, però a volte. Beh. Perché Pignolo, la perfezione, no? Personificata, e allora io questa cosa non la voglio trasmettere. Io dico, quando tu dici una cosa così, cioè anche lì, no? Creare il nostro codice familiare, no? Sì, signore, ti dico a te, io non mi metto nel vostro rapporto, però se tu le dici una cosa che io sento che sta innescando nel bambino un momento di insicurezza, di frustrazione, io intervengo, ti chiedo scusa in anticipo. Okay. Quindi mettersi un attimo con le regole chiare, ma no che tu devi fare così o cosà, facciamo così o cosà, che Sì, questa è è la cosa proprio mia. creare Poi una magari io squadra. Vabbè, il prossimo anno magari mi divorzio, Caterina, non è garanzia di niente, però ma sicuramente non per questo, cioè nel senso che qua le relazioni possono capitare dei problemi in qualsiasi relazione, però già il fatto di agire come una squadra, perché poi vi potete anche separare, facciamo scongiuri vari, poi sai che sono napoletana, quindi fai gli il corno. scongiuri. Esatto. Però in generale rimarrete comunque una coppia genitoriale. Uno può essere anche non più una coppia, ma nel momento in cui ha un figlio è una coppia genitoriale. Anche se ti divorzi. Non cambia, quindi fare squadra torna sempre. Poi le relazioni possono finire perché sono relazioni amorose, perché siamo esseri volubili, esseri in continuo cambiamento e quello, amen, ci sono amori che durano tutta una vita, amori che durano di meno, però nel momento in cui c'è un figlio, coppia genitoriale sempre, non è che si finisce di essere mamma e papà, il bambino è sempre lì, è più di Bene, un quindi diamante, ragazzi, se no? volete, voi non dovete perdervi il congresso che sarà sabato e domenica, siamo 21 relatori, quindi ci sarà Caterina a parlare di questo argomento in modo più approfondito, ci saranno il dottor Tommaso Montini, ci sarà Marco Sacchelli, Fabio Porporato, abbiamo un sacco di uomini, Paolo Mai, no? Come io lo chiamo nella mia testa, il Ricky Martin dell'educazione, perché poi Rockstar, no? Dell'educazione emozionale in Italia. Quindi ci sarà un sacco di relatori, non potete perdervi il congresso di questo weekend, che saremo 21, come ho detto, relatori a parlare sicuramente a nome dei bambini. Okay. Caterina, io però non ti posso lasciare andare senza leggere qualche commenti delle Ok. mamme che hanno scritto. Okay. Serena Stolfi, Rosy, basta far seguire insieme a noi Family Training, inizia.
informarsi più di noi. Qui è capitato, te lo riconoscerò a vita. Bene, Serena, salutami tuo marito. Metodo o approccio non cambia tanto la sostanza? Alessandra, non so che cosa vuoi dire. Oddio, cambia la sostanza, cambia Secondo me come. non è un metodo, è un metodo quando tu fai 2 più 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 e ottieni un prodotto. Questo no, non esistono i metodi. Allora, per rimanere in tema, no? Un metodo è tipo come quello che dicevamo della Tracy Hogg, che ti dice: prendi il bambino, fai così, ci giochi 8 ore, poi lo metti giù, poi lo prendi su. Quello è un metodo. Cioè, io ti do proprio degli schemi da seguire. L'approccio è proprio che io cambio il mio modo di relazionarmi agli altri. E come dicevi anche tu prima, Rosiclero, lo faccio con la cassiera, lo faccio con lo sconosciuto, lo faccio soprattutto nelle relazioni significative. Ma è un modo di vedere la relazione, non è che abbiamo il decalogo del buon genitore o del buon partner. Sappiamo che certe cose favoriscono una relazione di un certo tipo, una relazione fondata sull'amore incondizionato. Ma l'amore incondizionato si può allargare a tutti e anche sul rispetto, no? Sul rispetto degli altri, dei nostri bimbi, dei nostri partner, degli altri esseri viventi che sono sulla nostra strada. Quindi Sì. Assolutamente, approccio e metodo, no, cambia, cambia. assolutamente sì. Ciao Silvia Gioffrete, saluta anche Silvia, ma Giulia Devetti, ma se ci sono dei problemi di dialogo e si parla molto poco e quindi di conseguenza ci sono dei problemi di coppia importanti, come provare a ritrovare un equilibrio? Io ritengo importante e necessario un aiuto esterno, ma se dall'altra parte c'è titubanza, come comportarsi? Ovviamente l'arrivo delle due bambine stravolge tutto, ma non è appunto colpa loro, nonostante l'idea sull'educazione siano abbastanza in linea e si segua un'educazione rispettosa. Chiaramente l'esempio che devo, devono momentare, no, non riesco a finire il messaggio. Però questa mamma dice, vabbè, io ci provo, ma dall'altra parte c'è poco dialogo. Allora, lì bisogna Non esercitarsi. possiamo dire cambia marito, no, non possiamo. Siamo in fascia protetta, dai, mettila così. Esatto. Dopo le 22, scherzo, un po' No, potremmo lì bisogna gustarlo. allenarsi, no? Quando una persona non parla per tanto tempo con un altro. Poi diventa difficile installare, cioè riprendere la conversazione con quella persona. Allora lì può diventare proprio un esercizio di coppia, cioè ogni giorno io e te per 10 minuti ci incontriamo in un momento della giornata comodo e parliamo, ma parliamo di tutto però, non per forza della coppia, impariamo prima a coltivare l'amicizia. Quindi prima di parlare dell'educazione, di parlare dei valori che abbiamo in comune o meno, di come vogliamo crescere i nostri bambini, impariamo a fare quello che dicevi tu prima che hai fatto con Alessandro, cioè allargare la mappa concettuale. Allora lì può diventare veramente un esercizio di coppia. Io spesso lo consiglio alle coppie che seguo. Cioè ti prendi proprio l'impegno e diventa un appuntamento. All'inizio può sembrare quasi una forzatura, no? Può sembrare una forzatura perché non lo fai da tanto tempo. Poi diventa un'abitudine, ma sono quei 5-10 minuti che se ci pensi a volte basta spegnere il cellulare e li trovi, in cui si parla, ma hai visto quella notizia lì? Ma sai che avevo visto quella borsa su un sito, la volevo comprare? Ma sai che io volevo visitare questo posto, appena si potrà viaggiare, si spera? Ma sai che volevo fare questo? Oppure sai che il capo oggi mi ha proprio trattato male? Trovare anche nell'altro un complice. Ma se non lo faccio da tempo, mi devo allenare per farlo. E quindi può diventare proprio un esercizio da fare in coppia, un appuntamento serale, va? Da darsi. È bello anche, vabbè, sì, chi fa fatica a comunicare deve iniziare con le basi, cioè con quelle cose semplici, perché non si può approfondire in modo, no, no, non far diventare la conversazione ogni volta pesante, perché io te devo dire quello che sento. No, perché altrimenti diventa lo scontro, perché se io e te non comunichiamo da una vita, appena iniziamo a parlare di cose proprio che sono dei nodi della coppia, quindi magari l'educazione, magari cose su cui già sappiamo che non siamo d'accordo,
litighiamo. Quindi forse è il caso di coltivare prima l'amicizia, cioè cercare nel proprio il partner non è, come dicevamo prima, solo il partner sessuale, ma è anche un amico. Spesso è anche il migliore amico che possiamo avere. Quindi una persona con la quale parlare, sfogarsi, parlare di un progetto che abbiamo, vedere qualcosa insieme, passare del tempo come faremmo con un amico, anche farsi un tè la sera col proprio compagno. Farsi un tè, farsi un bicchiere di vino, quello che poi è più consono alla vita di ognuno, e passare questi 5-10 minuti a parlare di altro, evitando proprio discussioni, evitando in quei momenti cose che vanno a toccare dei punti delicati per la coppia. Allora, io volevo leggere Elisa Urbinati che dice, non so se lo leggi anche qua a te, parlando di Io bilancio, vedo qua, pochissimo. Kate, qua. Ok, perfetto. Parlando del villaggio, quello che un po' mi lascia ancora con dei punti di domanda è come l'approccio cambia con il passare degli anni. Per esempio, in Africa trovo che il rapporto nei primi anni di vita sia molto rispettoso verso i bambini, ma poi si trasforma in tutto altro e comincia la violenza fisica. Forse sfociamo più sull'analisi sociale, forse dovuta allo stile di vita, alla società, al fatto che magari io non sono una, cioè ignoro quasi completamente quella che è la cultura africana a livello sociale, ok? Quindi magari sto dicendo delle baggianate, quindi se qualcuno ne sa qualcosa in più ci scriva e ci stoppi. Giusto. Però mi viene da pensare tipo a quello che poteva essere l'Italia di tantissimi anni fa, per esempio nell'entroterra del sud Italia, dove c'erano situazioni più rurali e anche più di povertà. E quindi magari dopo una certa età c'è quasi lo status già di adulto, non c'è quello dell'infanzia, del giovane, dell'adolescente, del giovane adulto, ma si passa dall'essere bambino all'essere direttamente adulto che devi lavorare e devi fare determinate cose. Poi magari non è così sicuramente in tutta l'Africa, nel senso che è talmente vasta, è talmente piena di culture diverse all'interno dello stesso territorio che non sono, ripeto, sono ignorante in materia, però è l'unica spiegazione che mi viene da dare è che si vada più sul versante proprio della società, più che di un fattore di approccio che cambia. Io non conosco neanche io la cultura come tale, però ricordo di una mamma che ho fatto una consulenza genitoriale che è ostetrica, no? E lei mi raccontava il fatto del momento di far partorire le donne africane, no? In sala parto. Praticamente loro chiedono di stare da sole, cioè loro hanno tutto un rituale. Poi, secondo me, il fatto di che il bambino e l'africana sono specializzanti, no? Specialista del portare, perché loro portano fino a che sono anche grandi, quindi non saprei come sono a livello, diciamo, veramente emotivo, se sono rispettoso nel confronto del bambino, perché se dopo arriva la violenza, può darsi che l'approccio del portare o stare vicino al bambino Che sia ha una anche cosa, proprio una necessità. una necessità e una parte di praticità. Mi ricordo una conferenza di Carlos González che lui parlava proprio di questo, no? Che una mamma africana portava, questo non me lo ricordo bene di che cosa stava parlando lui, ma io ero presente. Lui diceva: una mamma africana porta il bambino dietro in spalla non è perché sia troppo amorevole, è che in realtà sa che il bambino smette di piangere, così mi rompe meno le scatole, ok? Io posso andare a raccogliere, andare a prendere l'acqua lontano e poter tornare, ok, tranquillamente a casa, ok? Quindi a volte tutta questa vicinanza ai primi anni di vita è proprio praticità, perché deve sopravvivere, no? Questo lo dice Ma Carlo. come ti dicevo, anche rispetto alla realtà, quella che conosco io, poi magari era così anche in altre zone d'Italia, ma la realtà in cui sono cresciuta, quella del sud Italia, per dirti, mia nonna ha allattato uno dei suoi figli fino ai 6 anni, ma io non penso che mia nonna l'abbia fatto con la consapevolezza che lui aveva il bisogno di suzione, eccetera, eccetera, ma l'abbia fatto perché lei era degli anni 20. Il fratello di mia mamma era in piena guerra, praticamente bambino, e quindi l'ha fatto per una necessità.
Non l'ha fatto La probabilmente, l'ha fatto. consapevolezza del benessere che trasmette magari questo. Ma io ci metto la mano sul fuoco che non lo sapeva, è che non hai cibo, sei in un periodo di magari di povertà, no? E quindi il latte, la tetta diventa l'unico cibo che tu puoi dare a quel bambino. Quindi non sappiamo se anche nella cultura africana magari tante cose che noi vediamo in maniera rispettosa di alto contatto siano fatte per necessità, senza quella consapevolezza. E quindi Giusto. ovviamente se sono senza consapevolezza, quando il bambino smette di essere bambino, subentra un atteggiamento diverso. Guarda, Laura dici, da parte loro, aspetta perché non capisco bene, da parte loro ci aspettiamo che capiscono da soli perché sono grandi, quello perché abbiamo meno pazienza con gli adulti, no? È più difficile approcciarsi con loro in modo rispettoso se loro non rispettano i bambini. Ci sta anche quello. È quello che dicevamo anche prima, però lì bisogna fare, nel momento in cui io sono quella più consapevole dei due, e sono io anche che devo dare il buon esempio al mio compagno, anche nel modo in cui mi approccio con lui, è quello che ti dicevo proprio prima, no? Sì, purtroppo sempre Lisa, no? Purtroppo ci sono dietro i comportamenti appresi della propria famiglia, per questo per la nostra generazione di madri attuale è così difficile fare diversamente. Al di là di quello che dice il marito, al di là di quello che dice il marito, noi abbiamo cominciato a dormire insieme perché mio marito me l'ha suggerito, perché è africano. Ah. In Africa così si fa. Il benessere ha portato un allontanamento tra madre e figli. E lo si vede anche qua. Ecco, è un po' Lisa, quello che magari stavo. raccontaci un po' meglio che così No, però capiamo. forse è quello che stavamo dicendo anche noi prima, cioè che il benessere ha iniziato ad allontanare mamme e figli, quindi c'era più una questione di necessità, forse, che di consapevolezza di quello che era il nuovo tipo di maternage, no? Stefania dice: è la grande vera obiezione dell'epoca. Ma fino a che età va bene dormire nel letto insieme ai figli? Come se poi il bambino superato in un certo momento si trasforma in zucca. Anche questo è vero. Ah, c'è Marta, c'è Letizia. Ma ragazzi, ma si è riuscito a imparare l'italiano? Sarebbe bellissimo. Ci sono delle amiche della Spagna che stanno seguendo la diretta. Niente, ragazzi, se non ci sono altre domande, i bambini Serena, con noi assolutamente sì. Intendevo il discorso del marito che non dorme con il resto della famiglia. Comunque mi rincuora perché io, marito e due figli, tutti insieme. Bene. Ah, ma tra l'altro io Serena la saluto tantissimo perché lei ci siamo conosciute in un gruppo di mamme quando dovevano nascere i nostri bimbi, Ah, sì? Daphne e Bimbo. Sì. Ah, ok. Vabbè, niente, non ci sono altre domande. Sicuramente ho perso perché ci sono altre domande, ma Kate, ormai sono le 10, io te lascio andare. Io la mappa concettuale, Ok. vediamo, io la mappa concettuale di mio marito la conosco molto bene. Purtroppo lui ha avuto una famiglia che ha trascurato molto i figli. Ora poi è venuta fuori una storia tra le più difficili e brutte che un bambino possa vivere. Io cerco di sostenerlo, ma ora sento la stanchezza di essere moglie, madre, psicologa, amica. Sto cercando aiuto in percorso psicologico e sostegno per me e lo sto trovando. Ma come facciamo a convincere lui a curarsi? Allora, qui mi sento di dire da donna a donna di in questo momento curare quelle che sono le tue emozioni, non ci possiamo fare carico della cura di un altro, non ce ne possiamo fare carico perché nessun percorso psicologico può funzionare se non è mosso dalla nostra spinta a voler cambiare qualcosa. Quindi se il tuo compagno in questo momento non è pronto ad iniziare un percorso, non c'è un modo per convincerlo, cioè non è che gli possiamo fare un TSO e costringerlo ad avere una terapia. Quello che però puoi fare è che tu parti dalla tua stanchezza. Tu adesso scrivi che sei stanca di essere moglie, madre, psicologa, amica.
cura la tua stanchezza. È già quello un ottimo modo, al di là di quello che possa portare poi a lui, se questa cosa potrà dare anche la spinta a lui di iniziare un suo percorso, ma parti dalla tua emozione, non ti far carico in questo momento anche della sua. Cioè, nel Bene. senso, tu Sì. sostieni lui, sei la sua base sicura, ma non ti puoi far carico del fatto che lui debba iniziare un percorso, tu inizi il tuo. Giusto, giusto. Mi hai fatto ricordare un detto che mi aveva detto non so chi era, che diceva noi possiamo portare il cavallo a bere ma non obbligarlo a bere. Com'è la cosa che è in italiano, no? Non sai com'è? Non lo conosco. Cioè, aspetta, perché è stata un'anziana che mi ha detto, oh sì, ma tu puoi portare il cavallo a bere ma non lo puoi obbligare a bere. Cioè, tu lo puoi portare magari davanti al coso Lo puoi dell'acqua. portare lì davanti a dove c'è l'acqua, ma non è che lo puoi costringere a bere. Esatto, perché quella cosa, no, mi ricordo che era arrivata un momento tipo questo, no, di quello che ha raccontato Maria Luisa Poi lo questa troviamo, sera. ci facciamo un tatuaggio con questa frase, ok? Sì, perché poi a me mi arrivano tante mamme, no, del percorso che facciamo genitoriale, mi dicono, ma come faccio con mio marito? Come Calza fai? anche in questa cosa qui che hai detto, no? È quello che dicevamo prima. Tu gli puoi portare tutte le slide che vuoi, ma se lui quelle slide non le vuole bere, cioè non vuole nutrirsi di quello, non facciamo niente. Non si può, non si può. Bene, ragazzuole, allora ti saluta anche Serena, ti dice ciao Katie, e ci vediamo sabato con Caterina Caliendo al congresso. Dovete andare a scrivere, dopo vi metto sotto ai commenti il link per l'iscrizione. Caterina, però dobbiamo vederci la prossima volta per parlare ancora di questo argomento che è importantissimo e interessantissimo. Grazie a tutte per la presenza. Grazie a tutti. E salutano e vabbè, chi vuole i vuole conoscere, diciamo, a parte che seguite Caterina nella sua pagina. Ah, che poi scusami, rubo un secondo che c'è l'ebook che possono scaricare dal mio sito che parla proprio delle coppie Della e dà coppia. anche consigli. Quindi andate sulla pagina, che così trovate l'ebook gratuito che lei ha creato per parlare proprio della coppia. Poi, se avete bisogno di un supporto di coppia, sicuramente disponibile per questo lavoro. Ok? Io vi saluto, Caterina. Grazie, Grazie per avermi grazie, grazie. Ci ospitata. Grazie vediamo. Ma figurate, grazie a te per aver accettato l'invito e darci sempre delle spunti, del semi di riflessione, sì, dei pensieri che ci lasciano sempre lì, no? Per farle crescere. Ah, beh, Elisabetta dice scargo l'Ebu, grazie, grazie, ok, va bene, ciao, buonanotte a tutte, ci vediamo sabato nel congresso, vabbè, io faccio la diretta sempre venerdì pomeriggio, e, ciao, 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 ciao. buonanotte.